Piero Orlando è da oggi il nuovo allenatore del Tavagnacco. Che effetto fa sedere su una panchina di Serie Beh, sicuramente emozionante, è il primo gradino del sogno che sia vero, dai. A? Con quale, ecco, stato d'animo, con quale speranze, si inizia questo cammino? Perché oggi c'è il primo allenamento con le Sì, ragazze. adesso fra un po' iniziamo. Beh, sicuramente positività e serenità comunque, perché questo è quello che bisogna trasmettere per riuscire ad arrivare all'obiettivo che è la salvezza. Quante probabilità ha questo Tavagnacco di arrivarci alla salvezza? Non so, vediamo, adesso vediamo, devo conoscere le ragazze, ho visto un po' di partite, secondo me ce la possiamo fare tranquillamente. Il tempo a disposizione c'è, quindi non so darle una percentuale, ecco, non mi sbilancio. Ecco, il primo impegno sarà contro l'Empoli. Sì. Difficile chiaramente parlarne oggi, però insomma è già un appuntamento importante perché forse è una delle squadre ancora un po' così alla portata, no? Visto che questo campionato di Serie A è molto spaccato, cioè le prime sono davvero le prime e quindi dopo c'è una zona grigia, no? Dove si può andare a cercare punti. Sì. Sì, adesso ripeto, vediamo in una settimana sicuramente. Sfrutterò il lavoro comunque che è stato fatto dal mister, che è stato comunque un buon lavoro, non si butta niente, e daremo delle motivazioni perché insomma ci vorrà un po' di cuore, ecco. Poi avremo un mese di tempo per lavorare con un lavoro in team e di staff per portare quelli che sono i miei principi di gioco. Ecco, si inizia, ecco, con questa piccola frazione di campionato, però diciamo che le prospettive per il futuro sono buone perché si potrebbe costruire un bel percorso. Sì, il progetto è quello, sperando che sia ovviamente sempre Serie A. Ecco. Il sogno invece di Chiara Orlando, al di là di quello che succederà, insomma, nei prossimi mesi, qual è? Da Vivere di allenatrice? calcio, che è la mia passione da sempre, quindi questo è il sogno, poter lavorare solo con il calcio. Beh, il movimento sta crescendo molto, quindi è un sogno che potrebbe diventare realtà. Forse pochi anni fa era utopistico dirlo. Sì, certo, sì, pochi anni fa era impensabile, adesso ovviamente c'è molta più possibilità, vedremo perché sta a me, perché devo dimostrare dare seguito alla fiducia che mi è stata data. Poi tra un po' di tempo arriverà anche la nazionale femminile che giocherà proprio qui a Udine allo Sì, Stadio Furi, sarà sotto un'altra la Pasqua, sì. buona opportunità, ecco, per far crescere questo movimento e per far vedere che anche a Tavagnacco, anzi soprattutto a Tavagnacco, si fa buon calcio, si hanno anche buoni risultati con poco alla Sì, fine. certo, bisogna cercare sempre di apportare più pubblico possibile a conoscenza di questa realtà che è anche, insomma, divertente e a livello tecnico-tattico non c'è niente da invidiare ai compagni maschi, ecco. Bene, lasciamo andare Chiara Orlando che viene reclamata dalle sue ragazze, soprattutto dal suo vicepresidente Bonanni. In bocca al lupo Grazie, viva il e lupo. via così. Grazie.